La provincia di Pesaro Urbino è pronta a cambiare pelle. Ieri, nella sede dell'amministrazione di Via Gramsci, si è tenuto l'ultimo consiglio provinciale con l'approvazione all'unanimità del bilancio di previsione 2021-2023 e i ringraziamenti del presidente Paolini ai consiglieri per il lavoro svolto. Ora, il 18 dicembre, ci saranno le elezioni del nuovo consiglio provinciale che, almeno per un altro anno, coesisterà col presidente Paolini in carica fino a ottobre 2022. Il presidente resta in carica 4 anni e invece il consiglio provinciale resta in carica 2 anni. E questa è una cosa che secondo me non va, cioè bisognerebbe unificare la durata della presidenza con quella del consiglio. Secondo me 4 anni per il consiglio è la battaglia che Lupi sta facendo a livello nazionale, perché dopo 2 anni devi ricominciare tutto da capo con i nuovi consiglieri, che vabbè, per la maggior parte sono sindaci e sanno come funziona la macchina amministrativa, però si crea un affiatamento che dopo 2 anni si interrompe e devi ricominciare di nuovo con il consiglio che viene eletto. Il presidente invece scade nel 2022, il prossimo anno a ottobre ci sarà le elezioni del presidente. Ora Paolini resta alla finestra in attesa di capire quali liste civiche comporranno il prossimo consiglio provinciale. Diciamo che le 2 liste sono espressione del territorio, perché ci sono presenti sindaci e consiglieri di tutto il territorio, per cui diciamo è la forma di presenza di tutto il territorio all'interno della regione. Nella composizione delle liste ho visto che si è tenuto conto delle varie fasce territoriali, dalla costa alle zone centrali della nostra provincia fino alle zone alte. C'è una rappresentanza omogenea di tutto il territorio. Continuità, io mi auguro che ci sia continuità per una serie di progetti, però questo sta ai sindaci e ai consiglieri, perché non scordiamoci che l'elezione, che sarà il 18 di dicembre, potranno partecipare solo i sindaci e i consiglieri.